Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi nuova video testimonianza. Sono con Ettore Passafiume, un mio studente, si può dire. Ha preso qualche mio corso e poi ha intrapreso un'attività nel mondo, diciamo, della musica, dell'imprenditoria musicale. Ciao Ettore, se ci vuoi raccontare un po' quello che fai e la tua esperienza. Ciao Michele, grazie. Sì, io diciamo ho fatto il DJ, faccio il DJ da quando avevo 14 anni e ora ho creato anche questa realtà musicale Semantic Sound di cui sono molto soddisfatto, sta andando bene e ho pensato bene appunto che la formazione è molto importante, quindi ho acquistato anche l'anno scorso il tuo corso Music Press Academy. E anche all'interno c'era anche il musicista consapevole e poi anche Music Go, Spotify, Spotify esatto, sì. Music Go, certo. E devo dire che comunque mi sono trovato molto bene, corsi molto utili che mi hanno introdotto questo mondo diciamo dell'industria musicale, principalmente ovviamente dal punto di vista italiano. Io già avevo alcune basi per quanto riguarda il livello internazionale. Anche perché mi muovo più che altro su SoundCloud, però adesso anche mi muovo su Spotify, e poi è stata di fondamentale importanza anche le lezioni sulla promozione press, quindi con la stampa, con i blog, che è sempre, diciamo, sono sempre dei canali da sfruttare al meglio per promuovere gli artisti, anche proprio la musica, i vari brani. Quindi voi di cosa vi occupate? Cioè, qual è l'approccio che avete come realtà? Noi ci occupiamo principalmente appunto della promozione musicale, Ok. siamo un network di promozione musicale, principalmente siamo nati su SoundCloud con i canali, adesso abbiamo un network ben strutturato, poi abbiamo anche le varie playlist Spotify e facciamo Spotify placement e Ah, ok. anche abbiamo, quindi offriamo anche la possibilità agli artisti di posizionarsi nelle varie classifiche, diciamo nelle varie playlist Spotify. E ovviamente non solo, ma anche da quando ho preso il tuo corso anche un minimo di promozione stampa comunque a chi Classica, vuole, certo. diciamo, diamo questa possibilità su richiesta solamente. Però nel nostro sito non c'è, però su richiesta contattandoci la possiamo offrire Ma allora hai detto si chiama la vostra realtà Semantic Sound. pure. Semantic Sounds, suoni Sounds. semantici. Che generi fate? Generi principalmente musica Ok. elettronica, dance, house, poi ci siamo avvicinati anche al pop elettronico, però principalmente musica dance ed elettronica. Ok, e da quando è attivo? Siete attivi? Da 2 anni e mezzo ora ci abbiamo verso il terzo. Ok. Inizialmente aveva un altro nome, però diciamo ufficializzato come Semantic da poco più di 2 anni. E sta crescendo, cioè comunque Sì. Sì, è la tua attività principale? dal punto di vista lavorativo sì. Ok. Quindi ti sei, diciamo, consiglieresti, no? Come ti sei trovato con i miei corsi? Sono stati utili? Sì, io mi sono trovato molto bene e ovviamente vi consiglio per chi vuole iniziare ad approcciarsi sia all'industria musicale, sia anche alla promozione Spotify. Comunque dà una panoramica generale che è fondamentale cioè bisogna conoscere queste cose per chi vuole introdursi, diciamo, proprio chi vuole mettere mani a questo nuovo mondo musicale per chi non conosce, diciamo, basi. Ti ringrazio. Guarda, l'ultima domanda. Com'è la situazione? C'è tanta richiesta? C'è tanto da lavorare? Eh sì, da lavorare c'è tanto, da lavorare c'è tanto. La richiesta per fortuna, diciamo pure, non mi lamento. Ovviamente si può sempre far meglio, si Certo. vuole sempre far meglio, però comunque siamo lì, io anche i miei collaboratori, il mio grafico, il mio video editor, ci diamo da fare sempre per far crescere ancora di più.